Peter, sbrigati, siamo già a cena! Emotivamente credo di essere stato sempre una lucertola e ora mi sento finalmente a mio agio nella mia pelle ruvida e squamosa. Se avete bisogno di me, mi trovate sul muro a lanciare sguardi dardeggianti. Lo fai solo per evitare la visita dei miei? No! Siamo noi! Uno dei sette nani si chiamava Bruscolo. Era quello ben vestito oppure me lo sono inventato? Papone, stai bene! Le odio queste nuove scale! Potrei sniffare tutta la coca che voglio! Peter, vuoi un po' di purè di Perché patate? dovrei mangiare le Ma patate? ti stavo solo chiedendo se Ci sono i volevi... tovaglioli? Sì, ce ne sono sulla fiancia. Sono qui, sono proprio qui. Ah, che ore sono? Questo quadro è dritto, dite? È dritto? Aspetta, aspetta, lo aggiusto io. No, è dritto, secondo voi? Non riesco a capirlo. No, ah! Meg, raccogli tutto! Prendi una scopa, forza! Raccogli tutto e mettilo in camera tua! Ma prima raccogli tutto! Hai la riunione con i tuoi vecchi compagni di scuola domenica. Al diavolo, non ho voglia di andarci. E poi domenica è la mia serata calda su internet. Oh, sì, sei la mia Lois cinese. Ho una situazione d'emergenza. Kate vuole presentarmi i suoi genitori. Ehi, ragazzi, volevo solo prendere questo. Grazie. Che cosa devo fare? Ok, adesso calmati. Calmati! Dobbiamo andare a cena domani sera e i suoi genitori vedranno che sono un cane. Ok, e ora solo un'ultima domanda, ma non la prendere a male. Tu hai in effetti un pene. Certo! Ce l'hai? E dov'è? E dove sta? È qui sotto! Sei sicuro? Vuol dire della serie c'è, ma non si vede? Oh, porco cacchio! Noi Sirighello, lo misuriamo! E stavolta decido io dove sta la base! Mamma, che cosa facevano qui oggi quegli operai? Hanno rimesso le vecchie scale, Meg. Non avevo altra scelta. Yeah! Adoro le mie vecchie scale! Non è la prima volta che mi trovo nei guai per quello che ho detto su una donna. Oh, bene, possiamo rubare. Stanno arrivando, non avremmo dovuto rubare questo film. È più emozionante di quella volta che avevo dimenticato come ci si siede. Devo solo farle qualche domanda circa il suo rimborso. Ha per caso sostenuto qualche spesa medica Si quest'anno? possono dedurre le spese mediche. Oh, a saperlo, non usavo quel chirurgo in offerta promozionale. Ah, non sono sicuro quale dei due devo tagliare, quello rosso oppure quello blu. Ok, adesso rilassati, rilassati, vediamo. Innanzitutto, perché non attacchi quello verde a quello viola, eh? Ah, d'accordo, vado. Oddio! Così mi uccidi, era quello che temevo. Ok, prova il verde con quello blu. Sai, ho deciso di aprire un ristorante sushi. Che cosa ne sai tu di Chi se sushi? ne frega del sushi? Voglio solo gridare ai clienti quando entrano dentro. Ai lasamase! Ai jimemamase! Sta entrando un negro! Forza, andiamo, Brian, avrò la mia vendetta. Come con quel piccione che mi ha fatto la cacca sulla macchina. Ah! Così bravo, che sia pulita come uno specchio. Non sono mai stato bravo a costruire le cose, come quella volta che ho provato a costruire un rasoio elettrico. Incollando più lamette per adersi a questo comune ventilatore, risparmierò tempo nella mia routine mattutina. Lois, l'ho fatto di nuovo! Cacchio, Cleveland, deve esserti costato un occhio. Cosa hai fatto? Hai venduto il tuo corpo alla scienza? No, perché sai, ci sto pensando anch'io. Ok, Jenny, vorresti venire qui e farci vedere dov'è il femore? Sì, vai, vai, piccola scema. Ah, lo sapevo che era la cosa giusta da fare. Peter è un buon amico, non come Cleveland. E io ho preso due elenchi telefonici, non so, magari ne volevi uno. Ehi, da quanto tempo ci conosciamo noi due? Un mucchio di tempo. Eppure non conosciamo neanche i nomi da nubili delle nostre madri, i nomi dei vecchi animali, le mascotte del liceo, gli insegnanti preferiti. Diamine, non so neanche le ultime quattro lettere del tuo social. Cleveland, che c'è? Hai bisogno di soldi? Ti prego, aiutami, uccideranno donna! Sul serio? No, voglio solo comprare una pelliccia da uomo. Fuori di qui! Ehi,
Peter, ho preso un elenco telefonico in più per te. Non te ne compro una pelliccia!